ragazzi, sono arrivato al ristoro Mucciante insieme ai ragazzi e non poteva mancare gli arrosticini, guardate buoni, e formaggio spalmabile consigliato da lui, guardate che roba. Adesso, dopo aver mangiato, ci andiamo a farci un bel giro. Dove, ragazzi? Campo Imperatore. Qui a Campo Imperatore e poi a Campotosto e Capannello. Campotosto e Capannello. Tanta roba, stupendo. Eccoci, ragazzi, siamo in mezzo a Campo Imperatore, guardate che spettacolo. Vedo un ragazzo con la Forte Ete, guarda che bella, spettacolare. Natura incontaminata e le nuvole minacciose. Ecco Davide, guardate che meraviglia. A circa 500 metri da qua c'è la location dove hanno girato il film Continuiamo a chiamarlo Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill. Tutto ambientato, come vedete, qua a Campo Imperatore. Fantastico. Bastardo maledetto, questo non lo dimenticherò, me la pagherai! Sì. Guardate che meraviglia! Un paesaggio incredibile. Molti di voi l'avranno già visto, ma io già seconda volta che vengo qui e me ne innamoro. I ragazzi sono impazziti. Allora, volevo farvi conoscere lui in particolare. Io? Perché lo conosco da una mezz'oretta e tutte le fighe sono le sue. Tutte le fighe sono le sue. Abbiamo gli stessi capelli, quindi abbiamo ci la sta. Testa. Abbiamo la stessa testa. Ma volevo dire, ma te sei fidanzato? No, per fortuna no. Vedi, c'era un motivo. Io sono fidanzato, ma amore, ti amo tanto. E tanto lo vedi anche lei il video. Lo tengo d'occhio io. Fidati di lui.
E ci abbiamo un po' d'amichetti in mezzo alla strada. Guardate che bello! I vitellini! Bellissimo! Eccoci arrivati al lago di Campotosto. Qui ora passiamo dal ponte. Sarà qua un pochino più brutta. Proviamo a passare di là, vediamo, dai. Ora ci passiamo pure nel mezzo, con la vista 360 a mo' di pesca. Bellissimo anche qua, ci sono i gabbiani. Beh, che dire ragazzi, anche in Abruzzo ci sono delle strade fantastiche, panoramiche bellissimi. Adesso stiamo andando verso Notaresco, che è un piccolo paesino dove io alloggio, e stasera con il mio amico Massimo andremo a mangiare qualcosa al Roseto degli Abruzzi, lungomare. Come vedete qui stiamo in una strada, il paesino si chiama Ortolano, questa strada sembra di essere in mezzo a un canyon, guardate lassù le montagne altissime, piccole frazioni, piccoli paesini, molti disabitati. Entriamo nella provincia di Teramo e qua diamo via il gas ragazzi. Siamo in galleria, ancora meglio, andiamo a finire il gas. Con Airbnb e sono un po' mezzi hippie però dai, simpatico. Guardate, qui c'erano tutte le foto. Anche lui ex motociclista, vedi, in moto Guzzi. E questa è un po' la camera con la chiappa sogni. Un po'
strani, però va bene. Un'altra foto. Penso sia il bambino. Questa è lei. Non so se riuscite a vederla. Vabbè. Adesso doccia l'ho fatta, mi riposo una mezz'oretta e poi vado a incontrare Massimo, andiamo a cenare insieme stasera. Il problema è che qui c'è una strada tutta piena di pietre. Mi immagino stanotte quando torno, che casino. Vabbè, pazienza. A dopo ragazzi.